Scusate, perché alla fine non hanno le robe. Pensa però, siamo arrivati al punto che crediamo antipoeticamente che per mettersi in contatto con qualcuno e anche per farci vedere da qualcuno c'è bisogno di comunicare, non c'è bisogno di frequenza. Pensa alla stranezza. L'altro giorno, l'unico aneddoto, è un aneddoto, odio gli aneddoti, poi questo è inventato, entro in uno studio medico e leggo attestato di frequenza. E penso subito, questo cazzo sente, invece aveva frequentato il corso dai poveri. Pensa la delusione. Lui non sentiva la frequenza, non sentiva la potenza. La poesia forse è anche questo, è frequenza. Io non sono autore, sono autorizzato. Io non sono scrittore, sono scritturato. La frequenza della poesia passa. L'antenna la deve captare, accogliere e fare abitare. Ma come viene fuori? Io una mattina mi sono alzato. Vabbè, la ciao. La politica è sempre dentro. E credo, per favore, tenete gli applausi per il funerale. E prima di applaudire, fermatevi, vedete che si formerà un intarsio. Mentre fate così, fermate. Ed è un intarsio una bassissima. Bisogna allargare con un intarsio. Perché questo è poco. Dice, quanto stiamo dando, come stiamo avendo così? È poco. Dobbiamo allargare, perché basterebbe così tanto. Ma basterebbe così tanto. Non tanto così, ma così tanto. Una mattina mi sono alzato e ho pensato questo. Mi accompagni in bagno, per favore? Non puoi andare da solo? No. Mi sto preparando per quando sarò paralizzato. Mi accompagni? Sì o no? No. Mi sto preparando per quando sarò solo. Ecco, allora, come si chiama questo? No, non è vero. Come si chiama questo? Si chiama la rincorsa. La rincorsa. La poesia che cosa ha fatto in quel momento? Mi ha fatto pensare che cosa può accadere senza che io provi realmente una paralisi. Che cosa posso fare io? E quindi quella mattina non è che mi sono svegliato e ho detto vorrei scrivere e mettermi qua a scrivere qualcosa sulla paralisi. Semplicemente è arrivata questa frequenza. La frequenza deve dire parla di questo, scrivi questo. Io stasera non leggerò poesie, io non sono un lettore. Stefano Belli, Baricco, sono grandi lettori sia di libri, oltre che grandi scrittori, ma anche lettori che sanno leggere, io non so leggere. Io stasera racconterò tutto quello che c'è prima, dopo, ma non la lettura della poesia. Poi potete anche non comprare 160 poesie, 160 giorni in libreria, una paginetta al giorno, e non comprate niente, e leggete e togliate di bravi di giorno. Quindi basta questo. Il lavoro è anche questo. Il tema dell'abbandono, il tema della paura. Allora subito uno scrive, oggi ho avuto la custodia di mia figlia. Sei felice? No. Perché dentro non c'era niente. Ecco, allora uno dice ma questo è un gioco di parole? Assolutamente no. Sono le parole che ti chiedono e ti dicono scrivi subito. Non sei tu il padrone di quella scrittura. C'è una forza, c'è un'onda. La poesia non è comprensione da comprendere, ma comprende tutto. Non sei del tutto in te, molti me lo dicono, non sei del tutto in te. Ecco, quanto c'è del tutto in noi? Quanto c'è del tutto? Mentre io adesso sto parlando, quanto mi manca del tutto? Che cosa sto dimenticando? Chi è che mi sta ascoltando? Cosa sto emanando? Allora, il tema è anche quello di trovare i cani contro i cenni, cioè quelli che non vogliono vedere, quelli che non vedono. Che ci sono delle altre persone di fianco, guarda i cani che vanno con i cenni, che saltano, dice ma cosa vuoi, tu stai vedendo? Il problema non è vedenti non vedenti, dice Dio, davanti a Dio siamo tutti uguali, però di fianco c'è un punto, ci sono degli specchietti retrovisori della macchina,
sufficienti. E Dio vede, siamo tutti uguali. Il problema dei vedenti e non vedenti, dei credenti e non credenti, laici e religiosi, poi ne parliamo, dei vedenti e non vedenti. Il problema dei vedenti e non veduti, il problema dei non veduti. Cioè tu sei in macchina, stai guidando e c'è una moto che ti sta sorpassando, tu sei vedente, ma non vedi che ti sta sorpassando. Lui, il motociclista, è un vedente, ma non veduto, che ti vuole sorpassare. E stai credendo, non creduto un momento. Tu fai, dai le luci, suoni con la moto, e il vedente che non vede, non vede, il vedente non veduto, e lo mette sotto, e quello per terra, e gli dice, oh, ma non avevi visto? E non vedete, non veduto, diventa non credete, oh, ma come? Capite? Capite? Allora credenti, non caputi, vedenti, non veduti, sono conservati, non osservati. Devi stare molto attento. Voglio delle onde iperterrestri. Non che hanno per cerchi, non di iperterrestri che ti portino su, i draghi per gli alisti che ti portino oltre, le tappe per i superficiali, lo tiri giù, vieni a vedere cosa c'è sottoterra. Questo libro parla della morte, amore, se tu lo leggi veloce, il titolo non capisci qual è la parola, ma sottoterra non vuol dire morte, sottoterra, le radici sono sottoterra, le tappe, i vermi sono sottoterra, allora il lavoro è quello. Ci vuole una certa nettezza, qualcuno dice cittadina, civile, io anche una nettezza urbana, una certa nettezza urbana. Ti evito, siamo pronti, è arrivato il momento, lo sentite che è arrivato il momento? Oh, è arrivato il momento, però bisogna andare a prenderlo. È arrivato il momento di cambiare, se non andiamo a prenderlo il momento va via. Che se c'è una guerra, fatemi essere retorico sull'attualità, tanto sempre guerra, da centinaia di anni, quindi non sono attuale. È arrivato il momento di capire che non possiamo più demandare 10 demandamenti, fallo tu per me, pensa tu per me, decidi tu per me. Noi dobbiamo cominciare a prendere il momento e a decidere che è una scelta poetica quella di non fare la guerra, è una scelta artistica, non è una scelta politica. C'entra la parte poetica, la stessa poetica, che quando vedremo, che ci porta a pensare quando vedremo questi cadaveri, per cui la guerra ci porterà tenerezza, ci porterà poesia, i fotografi, voi farete le foto, noi ci commuoveremo, sappiamo già tutto questo passaggio. Ma allora quella poesia, quella tenerezza dopo, la possiamo usare prima, la prendiamo prima e facciamo in modo che questa poesia è poetica, è poesia applicata, è poesia applicata. Giustamente il Papa dice domani faremo digiuno, ma noi dobbiamo digiunare tutti i giorni, non è più possibile. Dice, ma questo è il male minore, oh, il male minore è diventato maggiorenne, ve lo voglio dire, il male minore ha 18 anni e sta vedendo dei film dell'orrore, li può vedere ma non li deve vedere, cosa me ne frega se il male minore è cresciuto. Invece di vedere i film dopo di Moore, i film dopo sull'Afghanistan, i film dopo sulla Siria, facciamo in modo che un'altra pellicola, una sottile pellicola, è cinema anche quello, c'è una sottile pellicola che ci divide dai fatti che succedono altrove. Io lo chiamo il biglietto del tra, prendiamo il biglietto del tra per andare attraverso
in quella no man's land, in quella parte dove non si arriva, dici io sono in Italia, loro sono in Siria, al massimo cosa posso fare? Guardo, prego, è una formula, l'intenzione, un pensiero, una formula, ma intanto cominciamo una modifica, cominciamo a metterci addosso una bomba anatomica, andiamo a vedere che cosa accettiamo noi, usiamo quella poesia, quella tenerezza. Dice uomini che non siete altro, il problema è che siamo uomini che non siamo altro. Il tema è questo, non siamo altro che uomini. L'era dell'uomo è finita, è finita. Domenica venite a ascoltare Don Ciotti. Non lo sopporto più io Don Ciotti, per un motivo molto chiaro. Ma che cosa mi deve dire ancora Don Ciotti che non va a vedere? Sono finiti gli esempi, mi piace dire poeticamente che sono finiti gli esempi. E il Peppino impastato, e il Falcone, e il Vassallo, siamo noi quella gente lì, siamo le stesse identiche persone. Noi capiamo la poesia, quella che non si fa, i libri, io stasera voglio parlare dei libri di poesia che non si scrivono, che non si scrivono, quelli che mancano all'appello. Quando un medico vede un paziente che ha 2 mesi di vita e gli dice non c'è più niente da fare, quello è un libro di poesia mancato, non c'è più niente da fare, tu hai tutto da fare in quel momento, tutto. Sei davanti a una vita che forse finisce, forse lo dici tu, e lì comincia il tuo grande lavoro, comincia a fare un altro mestiere, comincia a smetterla di essere solo un medico. Dice no, ma non sarò solo un medico quando mi ammalerò. Ecco, questo transfer, perché lo lasciamo fare così soltanto? Perché lo lasciamo fare soltanto ai nostri eroi di turno, ai famosi esempi? Ma perché ancora una volta dobbiamo demandare quanto, che cosa devo fare io per poter essere completamente immedesimato? Dice comodo tu, fai presto il tuo parlare, ma te l'hai morto un figlio a te? Oh, ma che cosa devo fare io, poeta, cittadino, ogni cittadino poeta in nunci, cosa devo fare io per poter arrivare a vedere l'arte di vivere, la poesia dell'esistere, la poesia del morire? Devo veramente essere porta a porta con la morte solo io? O posso fare un'operazione come fanno i poeti, che però molti sono morti e a quei morti non lasciamo fare? Lo so che se io domattina morissi, quello che ho detto qua, questo avrebbe un valore infinito. L'ideale sarebbe che morissi proprio adesso, mentre mi dico. Ma ragazzi, non si può chiedere tutto. A parte che si può chiedere tutto dopo che parliamo. L'ideale strano, perché io vivo in un colpo solo, 1500 persone, tutte morte. Il giornalista dice, sapete cosa disse Bergonzoni prima di morire? No, ma mica morto lui. No, 1500, tutto fuori. Pensa a forza. Poi non è sempre detto che le cose dette prima di morire siano importanti. Tanti morti se ne vanno, dicendo ciao. Allora, voglio dire, bisogna che poi le cose, come dice Schönfeldtal, Schönfeldtal, i tedeschi lo chiamano Schönfeldtal, Schönfeldtal lo chiamano l'ungherese, italiano lo chiamano Schönfeldtal. Lisa Schönfeldtal disse, non mi chiamo così. Ecco, lui disse, io non sopporto le citazioni, non sopporto le citazioni, è l'unica che faccio, inventata, non sopporto le citazioni, non si può più citare. Questo tanzaniano, con certo, cita, non si può, non si soffrerà, come ha detto Don Ciotti, ditelo voi, come ha detto Socrate, come ha detto Platone, come adesso, come ha detto San Francesco, come ha detto Sant'Agostino, come ha detto, ma la gente sente, udenti, non udenti, vedenti e non vedenti, sembra che quello con la moto fosse poi nel giusto, perché era non udente quello che lui, ve lo voglio solo dire. La poesia.
malinconia, è la fintorsa, la poesia è la fintorsa. Non è la malinconia, non è la nostalgia, non sono le sofferenze personali. Dobbiamo operare. Come fa a emergerci? Sono qua stasera. Operare, operare. Coce, quello che qualcuno che non ha scritto libri di poesia ha commesso, quello che qualcuno ha fatto, glieli portano lì. Noi dobbiamo lavorare prima, prima, dobbiamo far sì che quei pazienti moribondi dell'arte, della cultura, non arrivino ridotti lì. Ecco perché bisogna andare nelle scuole a parlare di questo. Bisogna andare nelle scuole, operare da svegli, operare da svegli, non anestesia. Dottore, mi opera? L'opero da sveglio. E spero, pensa al paziente. Pensa al medico che ti opera sotto anestesia. Che si può esplorare? Lo vedi, dice, guarda, figlio. Ora saluto. Ha sacco, c'è il chirurgo, ha sacco, il salveratore. Ti opera da anestetizzato, lui però anestetizzato, pensa lo sa, dice anestesia totale o parziale, no, almeno faccia parziale, la metta su, sveglio, chiudo un occhio, mi resiste la tormenta anche il paziente, ecco, allora, che è poi quello poverino, siete troppo veloci, vuole dire questo, quegli uomini fanno un lavoro, ormai disperati, io devo andare prima, io devo far sì, che ci sia la possibilità, che non si arrivi a decidere di una legge su un carcere fatto da qualcuno che non sa che esiste un carcere e che non c'è mai andato dentro e non sa che è fatto di 3 metri per 2 e non sa che chi caga vede gli spaghetti davanti e chi fa la doccia vede quello che prepara gli spaghetti. Tu, magistrato, è capitato tante volte che combini delle pene e tu che fai delle leggi non sai che la mancanza di libertà che dovrebbe essere l'unica pena e non la tortura, non sai che c'è qualcuno che sta cagando di fianco a una cucina mentre l'altro prepara e l'altro fa la doccia. Dice però hanno commesso qualcosa e allora il malato non ha commesso niente, provo più tenerezza, provo più rispetto e per questo gli devi cavare i suoi diritti, chiamasi tortura, ma non c'è la legge della tortura. Allora per fare un legislatore che non sia così devi andare negli asili, oggi ne parlavo con una maestra, e produrre, creare, inventare negli asili e tardi. Secondo me devi andare durante il rapporto, dire ascolta, e basta questo spermatozoide, ascolta. Oh, non esiste solo quello che vedi, che c'è, che è probabile, che è sicuro, che è dimostrabile, esiste anche l'incommensurabile, l'inconcepibile, c'è della roba grossa. La poesia di Altamarini, la poesia di Zanzotto, la poesia di chi volete voi, anche di Dante, parla di roba grossa. Non tutta, forse non tutta la grossa. Parla di roba grossa. E noi abbiamo imbuto al posto dell'esofago. E la roba grossa non passa. Allora come facciamo? Come facciamo a far passare la roba grossa? Non ce la facciamo, dovremmo aprire, è una forma di respiro. Molti dicono la morte, vorrei morire senza accorgermi. Molti calciatori scrivono nel questionario di Proust, dice come vorrei morire senza accorgermi, te lo dico, non te ne sei accorto, credimi, ma sono degli anni che te sei morto, te lo dico con cuore, veramente. Non, vivi si nasce, morti si diventa, quindi attenzione al concetto del vivo. Quando un calciatore dice davanti a un compagno che muore
nel campo a 25 anni, dice: non si può morire a 25 anni in un campo di calcio. Ecco, l'unica persona che ha un danno vero non è solo il ragazzo che muore, ma è la persona che non ha capito che non solo non si può, non si riesce, non si deve, ma si muore a 25 anni in campo di calcio, ma si muore dentro le scuole, si muore di parto, si muore di femminicidio, si muore di tutto, di stupro a età infinitamente piccole. E allora come fai a lavorare su quella persona lì? Come fai a trasformare? La poesia può lavorare. L'arto fantasma, io lo chiamo l'arto fantasma, l'arto invisibile. Siamo stati amputati da noi stessi. Cioè, ci siamo amputati, non abbiamo più la sensibilità, però con un arto fantasma possiamo comunque provare a sentire, ad arrivare, a toccare, anche senza la tecnica, senza il telefono, senza la comunicazione. Arrivare. Fate presto. È una forma di magia, ci sono tante fatte, le fate presto, sono quelle che dicono. Dai, evitiamo che succeda questa guerra, fate presto, ci pensano, non le fate piano. Sono quelle che prima confrontare rallentano per due. Le fate pure, come dire, oh, volete, fate pure, fate così. Le peggiori sono le fate così, quello che vedete è così. Noi lo permettiamo. Allora è un tema di affetto, piacere. È un tema di io lessi nella mano, lessi nella mano, come se fosse un cane dentro la mia mano, lessi nella mano, no, cosa c'è scritto nel tuo futuro, lasciamo stare i cani, cosa c'è scritto nel tuo futuro? Dice diventa dog sister, cosa vuol dire? Diventa sorella di un cane, ma che lavoro è? Diventa sorella di un cane, ma sono nuovo, non mi sono accorto. Qual è? Perché mi è arrivato questo segnale in questo momento? Non lo so, sono interferenze. Si cattano, certe volte si sente un canale, ne arriva un altro e non sembra che c'entri, ma forse c'entra col pianto ornamentale, il pianto ornamentale. Quanto piangiamo ancora, lacrime, capitale interamente versato, è una forma di denaro, abbiamo coperto l'arcano, resti tra di noi, quando la gente dice, oh resti tra di noi, resti tra di noi, dei pezzi. Dobbiamo guardare, forse, sopra le macerie ci sono ancora dei superstiti, dobbiamo guardare là, andare a vedere là, è matrimonio dell'umanità, io non lo chiamo patrimonio dell'umanità, è matrimonio dell'umanità, è uno sposalizio. E dicevo prima, non si può più andare a casa, non puoi più dire ho finito, non puoi più dire ho terminato, e questo viale esistenziale che è la vita, lo chiamerei uguale il viale della psichiatria, noi che giriamo con le macchine ai lati, tra gli alberi, ci sono questi psichiatri tutti fermi, quindi sul finestrino, quanto? Complesso di edilico, 50 in macchina e 60 in studio da me, che cosa? E ci si apparca, e se dire che tiro giù è quell'altro, è lui che deve stare, ma che cosa? Il complesso di dopo, il complesso di dopo, ho ucciso mia madre e i figli. Il complesso di dopo, e dopo cosa hai fatto? Allora, e dopo, io voglio sapere, e dopo una guerra, e dopo uno stupro, il femminicidio va analizzato dagli uomini. L'uomo si deve sedere attorno a un tavolo, il proprio tavolo, fatto con le proprie gambe, fatto con la propria piattezza, andare a vedere, a discutere poeticamente. Che cos'è per lui questo potere? Che cosa vuole? Che cosa non accetta? Che cosa non sa fermare? Che cosa lo ammala? Non deve guardare in faccia questo. Deve cavare, deve fare un lavoro di speleologia, deve andare a vedere, a cambiare i contatti alla certezza. Deve andare a vedere. Non può semplicemente dire io sono fatto così. Alle volte cercare. Poter andare, io l'ho chiamato anche prima, antepolitica, prima di un concetto politico, di quante cose succedono nella vita, di cosa succede, di come succede, è l'antepolitica, come sei tu, qual è la tua parte altra, qual è il tuo essere finto tanto, quanto stai nelle sale d'attesa, quanto stai fermo. Prima di non agire, prima di non colpire, gli dèi hanno un piano.
lo vogliamo suonare, lo vogliamo suonare. È una questione di musica, la poesia è anche musica, è una questione di suono. Ho sentito un musicista, non faccio nomi, ho sentito un musicista dire: la musica è tutta la mia vita. Come ho sentito poi dire: la poesia è tutta la mia vita. È una delle bestemmie più grandi che ci sono. La musica è tutta la tua vita, cioè tu passi tutta la vita pensando che la musica sia innanzitutto la musica, tutta la tua vita, sono tutti errori di valutazione. Come fai a pensare che la musica è tutta la tua vita? Come quelli che il record, tutta la tua vita per fare il salto in avanti, 3 metri, 4 metri, cioè lo fai tutta la vita, se non ci riesci alla fine di cazzo anche! È il passante che vede uno stadio vuoto e vede la sticella con la sua borsa, arriva la santa e la via, è quello l'eroe. Non l'ha mai fatto, lo fa in quel momento, ma quello che ci passa la vita a fare questo. Come fare? La morte è un giro di vite, è un grosso giro di vite, è un grande giro di vite. Allora la ricchezza grave è quella di non riuscire a vedere, è quella di non riuscire a guardare. Qualcuno ha detto di un papa che è andato a Lampedusa, qualcuno ha detto: non si governa predicando, una cosa è predicare, una cosa è governare. Non è più possibile, vanno unite tutte e due, devi andare a vedere. Ho una gran voglia di trovare un socio del papa che si vada a sedere in Siria e si metta lì, vorrei vedere. O gli altri capi religiosi, sedetevi lì, mettetevi lì, rischiate, andate lì a vedere che cosa succede proprio, a fare, a operare. E va già molto bene così, invece di mandare dei Twitter con 140 caratteri, di 140 caratteri, io voglio trovare 140 caratteri di un uomo, di un essere alto, biondo, bello, brutto, duro, crudo, sfacciattato, imponente. Questi sono i caratteri che voglio vedere. Ed è il tappo nell'orecchio di Brombo, è la bottiglia che voglio sapere perché è arrivata lì. Noi vediamo solo il tappo, ma ci siamo chiesti qual è il tema della bottiglia. Perché è una bottiglia lì? Ho un messaggio in bottiglia, chiudetelo almeno il tappo, arriva tutta la carta impacciocata. Cos'è? Il messaggio che mandi qual è? Allora ti chiedo, hai passato, dice: ma sto facendo l'amore con un polacco o non ti depili dai tempi di ritrovo? Fare nesso senza precauzioni, collegare, è il principio dei casi comunicanti. I casi comunicanti non posso io sapere solo se vengo, devo sapere anche perché vengo a conoscenza non attraverso la mia biografia, come sono nato, cosa ho fatto, qual è la mia storia, qual è il mio popolo. Oggi un ragazzo mi ha chiesto: tu che con l'italiano? Non mi frega niente per l'italiano, per vedere che la conosco con tutto rispetto, devo cavalare. Non mi interessa, a me interessa l'esperanto del pensiero. Com'è possibile trovare l'arte con l'esperanto del pensiero? Com'è possibile poter arrivare con una lingua comune, con una lingua unica, con una lingua che va avanti? Com'è possibile arrivare in questa direzione e arrivarci adesso? Io ho bisogno di questo, ho bisogno di capire, ma così arriviamo alla pazzia, ma pura. È pazzia, ma pura. Va benissimo. Perché fino adesso, in queste condizioni, che pazzia è, non è pazzia. Interviste di un certo genere, politica di un certo genere, visioni di un certo genere, ma non è pazzia, è pazzia numero uno. Posso imparare a conoscere la pazzia numero due? Andare a vedere che cosa c'è di oltre? Posso andare a vedere se ci sono delle cose che possono essere diverse? Posso cominciare a vedere? Il lavoro di una vita è far passare l'uomo. È far passare noi. Non è possibile che noi aspettiamo l'abbattimento del naso per fare conoscenza tra gli occhi. Non è possibile che ci sentiamo avanti perché abbiamo fatto qualche cosa. Non si può uscire da qui, da un festival, dicendo: ho fatto il mio incontro, ho parlato, ho detto, ho fatto il mio dovere. Non c'è più il proprio dovere. Devi fare i doveri di tutti, devi andare a vedere tutti, devi andare a conoscere tutto, a sentire tutto, strappatela dalla pelle. È una forma di contagio. Non puoi più dire: ho fatto l'attore, questo è il mio lavoro, ho scritto un libro, basta quello. Non basta quello, non può bastare quello.
non c'è da fare, quello è il tuo dovere. Quanti dicono l'eroe perché ha fatto il suo lavoro, quanti dicono ha salvato una vecchina che si è buttata giù, è un pompiere, non è un eroe. Non è che io al mio taxista gli dico, divino, come hai fatto a portarmi a casa? Sì, dico, nessun incidente, oltretutto il motociclista, che cosa? Come hai fatto? È un taxista, non è che io vado a fare un macellare, tutte le pettine senza tagliare un dito, senza coltellarmi, sei un dio, è un macellare! Allora non ci sono questi eroi, fanno il loro lavoro, è il loro cosa vuole. L'ideale sarebbe se il pompiere li porta a casa con la macchina, intanto taglia le pettine e salva la vecchina. Che mi lavora contemporaneamente, la chiamerei la danza del mentre, è lì dove lavora, ma fare non il possibile, fare il possibile è finita, è impossibile, lo sta facendo l'America, per non fare la guerra, fare il possibile, è impossibile, non conosce già, è il Gasnerino, è quello sì, è quello, è l'impossibile che devi cominciare a fare, devi lavorare di poetica, devi scriverlo quel libro. È un altro libro e lo devi scrivere te, è inutile leggere i discorsi di Martin Luther King, tu sei quello che ha scritto Martin Luther King, non continui a scriverlo tu, io sono contro chi legge i libri se continua a leggerli, devi anche finire di scrivere, finisci di scrivere quel libro. E fare l'impossibile, ci mancherebbe altro, ma noi lo diciamo, ci manca altro, ci mancherebbe altro. Allora è difficile poter dire, vabbè, ma anche tu cosa stai facendo qua, cosa stai facendo, stai solo parlando? Io spero che passi dell'elettricità, che passi un'intenzione, con un conduttore, un buon conduttore, ma non parliamo di televisione, un buon conduttore è rame, l'unico conduttore è rame! Non ci sono ancora conduttori e sono figli, è un passaggio, figli, noi siamo, abbiamo dei figli adottivi, dei figli putativi, dei figli in fin di vita, abbiamo dei figli, sono dei legami che non sono quelli di quanti amici ho su quelli non sono figli, porca, no, è inutile, non si può fare. Allora, noi dobbiamo fare il contrario del pollicino, le dobbiamo mettere davanti le briciole, buttare avanti e seguire le briciole, dici hai tutta la vita davanti, oh, va a prendere, se l'hai tutta davanti, te sei rimasto indietro, bisogna, è una forma di, c'è della roba stesa tra un momento all'altro, dici da un momento all'altro, oh, da un momento all'altro, c'è della roba stesa, quella roba stesa lì è di qualcuno, e qualcuno non sei solo tu, che tiri con quei fili da una finestra all'altra, è roba stessa da qualcun altro, che si è messa qualcun altro, sono virtù carnali, sono attimi sabbatici, sono infinita riconoscenza allo stremo, un'infinita riconoscenza allo stremo. Allora mi piaceva poter pensare, dice, ma sai, le parole sono contro me, le carceri non ci vogliono parole, nelle carceri ci vogliono soldi, vero, leggi, ma posso, anche come artista, posso pensare, e lo farò in carcere a Bologna, posso pensare di portare delle maestre d'asilo con i loro bambini dentro il carcere, posso portare qualcuno accompagnato, che accompagna qualcuno che gli è stato dato in quei momenti e che lo deve proteggere, posso fare un'installazione, una specie di performance fisica, antropologica, filosofica, antroposofica, e vedere queste maestre che portano i bambini che saranno incarcerati domani, e vedere questi incarcerati che sono con le loro guardie giurate che devono proteggere e non li proteggono e muoiono lì dentro. Allora posso far sì che ci sia anche un cortocircuito, che avvenga qualcosa, che attraverso l'arte, la poesia possa arrivare, far sentire nuovi rumori, queste vocine dei bambini che tanto a noi piacciono, i cortini, ma mi male laggiù, denti sacro, posso, e sopra ci sono altre persone che sono quelle persone lì, ma lo vediamo, non vogliamo lo spostamento temporale, sono stati bambini, e tra quelli percentualmente le statistiche ce lo diranno, su uno, su tre, quello biondo, un altro farà un concepimento, ognuno, ma certo, possiamo dire,
L'inunibile, l'inunibile dice: ma cosa c'entra? Guarda che non ti riguarda, non ci riguarda. Oh, quello che ci riguarda ha detto che ci riguarda un altro po', poi non ci riguarda più, è l'ultima volta che ci guarda. Allora, il tema non è che devo andarci io però dentro se mi succede qualcosa, il politico interessato. Cusani è stato un grandissimo, non devo non fare nomi, è stato un grandissimo. È riuscito a capire, certo, ci vai, oh, ma intanto è stato là, ha dato una mano. Non è possibile che però io debba ancora aspettare, io non ne posso più della famiglia Lucchi, non ne posso più della famiglia Altrandi, non ne voglio più vedere in televisione o quando andiamo qualche volta insieme, non ne voglio più vedere. Per motivi di poesia, non ne voglio più vedere. Voglio vedere una madre, un padre che non è morto, nessuno che va in televisione a parlare di questa ingiustizia, ma non perché gli è morto il figlio.